Ciao a tutti ragazzi, questo nuovo video di Enter the Gungeon. Io sono Leone e siamo qui oggi per continuare dopo la fantastica partita della scorsa volta. Nello scorso video ho fatto vedere il Marine, che è il personaggio base. In questo video faccio vedere la cacciatrice, che è il mio secondo personaggio preferito. Essa inizia con una pistola, un'arma iniziale abbastanza buona. Una balestra che è veramente un ottimo oggetto per le stanze normali. È il cane che gli permette di ottenere oggetti extra. Quindi andiamo. Inoltre abbiamo già sbloccato, ricordavo bene, il negozio che mi permette di comprare a costo di crediti egemonici oggetti. Quindi, grazie per il tuo aiuto. L'ufficio acquisizione è di nuovo operativo. Il mio braccio è rimasto incastrato tra le pareti semoventi delle zone basse. Ehi, grazie per averci tirato fuori da quella cella. Questo è l'ufficio acquisizioni del Gungeon. Se doni i crediti egemonici, ordineremo nuove armi e oggetti da aggiungere alla collezione. Un oggetto del genere potrebbe essere difficile da trovare qui nel Gungeon, ma con l'avvento dell'egemonia là fuori non usano altro. Collezione? Sì, il Gungeon è una specie di reliquiario o di museo, solo che è specializzato in armi. Collezioniamo le migliori e poi le lanciamo di sotto. Per fortuna l'egemonia continua a eliminare i ribelli con regolarità, perciò noi riusciamo sempre ad avere roba nuova. Ci venderebbe anche sua madre se l'avesse. Una volta fatto l'ordine, le nuove acquisizioni si trovano direttamente nei livelli più in basso. Puoi ordinare quello che vuoi, quando hai già ordinato tutto ciò che hai in elenco, ripassa più tardi. Tutto qua. Quando vuoi comprare qualcosa, parla con Ox. Io non ho mai a che fare con i clienti. Ok. Allora, vediamo cosa c'è di bello. Mitra Thompson, il nome mi piace. Ottietta a cuore, raggio gamma, blazer d'ordinanza, proiettile di reazione. Ora, proiettile di reazione. Raggio. Ho solo uno, non posso prendere altro. Ok, va bene. Fa nulla. Non so cosa farlo, però va bene. Adesso entriamo nel gungeon. Dovrebbe essere già settato in modalità bestia, belva. Non mi ricordo mai il nome, adesso controlliamo. E vediamo bene. Lo scorso episodio è stato molto lungo, quindi speriamo di non ripetere questa cosa. Modalità belva, ok. Vai, questa è l'arma che ha. Spera abbastanza veloce. Non è una brutta arma. Anche se io per le stanze normali preferisco utilizzare la balestra di solito. Sembrerà strano, ma la balestra è molto utile per le stanze normali, poco per i boss. Perché shotta in un colpo i nemici e dà un ratio di fuoco comunque decente. Ovviamente i nemici normali, i cartuccioidi, no. No, 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 i cartuccioidi. Ora vorrei controllare un pochettino il setting dell'audio. Ora dovrebbe essere messo meglio, di sicuro, perfetto. Scusate che sono ancora i primi episodi, che sono un po' una mezza prova, quindi non è così semplice per me, ovviamente, adattarmi a questo gioco, perché ovviamente ogni gioco ha un suo metodo di registrazione. Se fate un po' di video su YouTube capirete. Lui invece che ha molto. Perché ho alzato il coso e poi mi sono levato dalla sua protezione? Non ho idea. Lui invece, Dio santo, 2 danni stupidi dopo quella partita di ieri, è proprio, cioè la partita dell'altro giorno, non è ieri. Per voi è ieri, per me è l'altro giorno. Dopo quella partita è tipo la cosa più stupida che potessi fare. Là possiamo vendere le armi, vedremo più avanti. Questo è proiettile di fantasma, li vorrei ottenere giusto per vedere cosa fanno, visto che non li ho mai ottenuti. Ok, 2 colpi contro quello, un altro danno, mio Dio, sto giocando veramente male. Deve essere che sono un po' deconcentrato e non ci posso fare neanche tanto. Uno scrigno con una bomba. Bomba glaciale, freddo oggi, eh. Ah, questo mi permette. Vabbè, no, lo facciamo dopo, casomai. Mi avrebbe permesso di rompere il fuoco che c'è sotto e sbloccare quella zona. Ok, bomba glaciale. Ah, congela i nemici. Ok, i nemici congelati dovrebbero essere più. Dovrebbero subire di più i danni da freddo. In realtà. Allora, c'è da dire che questo oggetto, gli oggetti attivi si ricaricano in modo diverso da Isaac, non a completamento stanze, ma a tipo danno fatto oppure. Credo che sia danno fatto. O nemici. Danno fatto colpi fatti, quindi è importante gestirli bene. Non abbiamo un'arma buona ancora, quindi vorrei evitare di andare là per adesso. Perché vorrei ottenere quantomeno un'altra arma, un'arma decente. Però abbiamo un'arma ni, quindi è meglio di no. Però più avanti otterremo una migliore forse. Ora non abbiamo buone armi, per nulla. Però magari un altro blitteratore ci salva un pochettino dai danni che potremmo subire.
Facciamo così, mettiamo questa arma. Intanto con CTRL possiamo bloccare, rallentare, non è bloccato. Rallentare il tempo in modo abbastanza netto. Dai, questa moneta belva, dopo che uno ci si abitua, comunque non ha molti problemi, eh. Prenderò danno nella prossima stanza. Finora non sto vedendo troppi problemi in modalità belva in confronto alla modalità normale. Soltanto ci sono alcune stanze che hanno tipo 4 ondate in posto di 3 o 2. Quindi quello si nota assolutamente. Completato tutto il piano? Sì, di già. E ho solo 43 monete. Vorrei aprire questa chest. Magari contiene una K. Quindi prendo la chiave. Poi non ho bisogno di tornare indietro normalmente, ma basta fare così. Perfetto. Questa è buona, mozzato. È un fucile a pompa che spara in un modo abbastanza utile in realtà. Vediamo chi è il nemico. È sul trono di piombo, Re Pallottulus. L'abbiamo affrontato anche lo scorso episodio, mi sa. Sì. Ok. Il mozzato è buono perché ha una buona velocità d'attacco, però dobbiamo rimanere abbastanza vicini ai nemici per poterlo colpire con i colpi del mozzato. Sono tanti. Non abbiamo un'arma molto potente. C'è da fare una cosa. Eliminare lui, tipo. Perché sennò rompe le scatole. Aia, danno preso. Visto che ho gli obliteratori, perché non utilizzo giusto un paio? Ok, non abbiamo purtroppo un buon setup per i boss, perché ancora niente armi da boss, purtroppo. Posso usare anche questa per fare un po' di danno a lui. Una marea di danno subita. Perfetto, della serie, ottimo. Ok, eliminiamoli. Intanto ricompaiono, quindi... Aia, l'ho rischiato. Muori prima di potermi fare un danno. Ed è perfetto, Re Pallottulus morto. Molti danni. Non l'ho fatto bene, lo so, però fa nulla. Ok, prendiamo il credito egemonico. La vita extra, niente colpo maestria. Piccolo ma esplosivo, questo è un attacco caricato. Va bene. Ok, lo proveremo prossimamente. Chissà come funziona, non ho idea. Sono molto contento del setup che ho per ora. Sono estremamente contento di questo setup, anche se vorrei ovviamente giocare un po' meglio, perché non sto giocando benissimo. Proviamo a dare giusto un colpo. Ok, non è male, ci mette un po' a caricarsi, però credo che faccia un sacco di danni. Usiamo la balestra per attaccare, visto che comunque contro i boss non serve, mentre invece nelle stanze normali un po' di danni li fa. Notiamo adesso una cosa che non abbiamo notato nello scorso video, è che non tutte le armi sono precise. Quello che avevamo prima, il Marin, aveva un modificatore che rendeva le armi precise per lui. E basta, solo per lui ovviamente. È un oggetto passivo, ecco, non mi veniva il termine. Cecchini. Aia, pensavo di aver schivato in tempo, invece nulla. Purtroppo era una situazione abbastanza difficile, non complessa, ecco. Complessa è una brutta parola, in confronto. Ok, eliminiamo questo. Non c'è una bomba lì, giusto perché sì, così congelo questo qua, lo posso eliminare facilmente con Tot Don. Con Tot Don non si può sentire, lo sapete? E ora gli diamo la scarica della nostra arma primaria, che comunque non è male. Oh, là vedo un nemico che vorrei eliminare abbastanza in fretta, perché tipo prevede le mie mosse. Ciò significa che sono estremamente fastidiosi questi. Vai qua. Ok, perché devo muovermi a zigzag e allo stesso tempo schivare anche agli altri colpi. Aia, danni presi. Sto prendendo un sacco di danni e prevedo di non far durare questo episodio quanto lo scorso. Almeno se muoio una volta va bene, è fuffa. Non voglio farlo durare 40 minuti, perché c'è già Isaac che dura 40 minuti. Se no mi toccherebbe far saltare un po' dalla programmazione di cosa. Vabbè, abbiamo un obliteratore in più e là ero purtroppo distratto, quindi rischio di prendermi danno. Meglio fare così. Non so perché, ma mi sembra che se io premo, smescio qualcosa, carichi più veloce. Balestra tripla ha un nome interessante, sapete? Credo che sarà il prossimo oggetto che prendiamo.
Già, già, già. Vediamo com'è, vediamo com'è. Ok. Questa è una stanza comunque non facile. Non ci sono nemici troppo corti, però neanche. Non è neanche la stanza più facile del mondo. Dov'è che appare? Qua. Muori. Ok, perfetto. Obliteratore. Datevi i soldi. La balestra tripla non mi ricordo quanto ci serve, però. 52 mi sa. Ok, tu muori. La balestra è praticamente smashare il tasto sinistro perché non so perché, ma se, mi sembra che ricarichi più veloce. Ho ottenuto la maglia di obliteratori, ma nessuna chiave. Brutta storia questa. Mi toccherebbe anche romperla. Sì, posso rompere le ceste. Ovviamente non mi danno quasi nulla. Se mi danno qualcosa, non l'ho mai constatato. Secondo me non mi danno nulla. Si rompe il contenuto. Però lo potete fare, magari nella speranza, e comunque, che ne so, un cuore ve lo danno. Ve lo diano. Ok, fucile a cecchino. Comunque non è bravo. Non è troppo bravo a prevedere le mie mosse. Vuoi morire? Grazie. Perfetto. Vai, questo. Ok, questo qua è fastidioso, però necessito di giocarmi in tranquillità. No, arma sbagliata, arma ancora più sbagliata. Dopo che finiamo i proiettili di questa balestra utilizzerò il mozzato, perché non è una grande differenza tra un'arma normale. E poi voglio vedere la balestra tripla come spara ora. Balestra tripla, 3 maggiore di 1. Ok, 3 colpi. Di fila. Di fila, è come la balestra, solo che ne spara 3 di fila. Ed è comunque non male come cosa, assolutamente non male. Vediamo. Quello là deve morire, tipo, alla velocità della luce. Perché se lo potenzia un nemico e non mi piace come cosa. Ora, chissà se la balestra tipo è utilizzabile anche non nelle stanze, cioè nei boss. Però credo di sì, perché ha una buona ricarica. Forse fa abbastanza danni. Bastardo. Preso danno. Che palle. Ricarichiamo il mozzato. Ok, eliminiamo quel pallottoloide sconosciuto, di nome sconosciuto per me. Ok, eliminati. Uno scudo, non male come cosa. Vorrei il boss. Adesso dovrei trovarlo in realtà. Vediamo. Ok, questo pipistrello come sempre è fastidioso. Ricarichiamoci e andiamoci contro, così perché possiamo eliminare facilmente i suoi mini pipistrelli. Non so in realtà come si chiama, cioè non ho il nome esatto in mente. Ovviamente non credo che si chiamerà pipistrello, avrà proprio un suo nome come tutto. L'unica parola leggibile è offerta, il resto è stato obliterato. Infatti, obliteratore. Ok, era la battuta. Polpetta, rotola di salute, mi cura. L'ho usata subito, intanto era inutile tenerla, mi curava. Ok. Le battute sono tante sulla salute, sulle armi, quindi sono dei buoni consigli perché si capiscono facilmente. Però ovviamente sono battute, quindi dovete purtroppo gestirvele. Mi dispiace per voi. Ok, copiamoci. Muori. Un colpo di mozzato in faccia fa sempre il suo sporco effetto. E va bene così, perfetto. Eliminiamo questi nemici, andiamo qua avanti. La vergine di ferro, la rottura di scatole sempre. Inutile. Mi dà sempre fastidio la vergine di ferro. Ok, boss, proveremo a utilizzare la balestra tripla, che comunque mi ispira. Ed è la Gorgarma. Gorgarma. Ok, vediamo. Allora, stiamo attenti. Siamo in una brutta situazione, in realtà. Dobbiamo levarci dalle scatole. Ecco, perfetto. Perché ci aveva bloccato. Non vedo il boss. Ok. Sto giocando male. Ne sono consapevole. Rischio anche di morire. Va bene. Ma solo io spara più di un colpo insieme. Vai, bombetta, scusami. Ok,
scusate il silenzio, ma è un momento topico. Se mi prendevo quel danno avveleno ero morto. Faccio poco danno con questa cosa. No, uff, sto andando in panico. Lo so, a volte mi succede. Non possiamo allontanarci troppo quando fa questo attacco, se no ci colpisce più di una volta. Quantomeno la rallentiamo con queste colpi di palestra. E ogni tanto ne spariamo anche più di uno. Non male come cosa. No! Cavolo! Mi ha ucciso così facile. Che palle. Che rottura di palle. Mitra Thompson partecipa alla sparatoria. Proietti la reazione partecipano alla sparatoria. Mi ha ucciso Gorkar, ma vabbè, abbiamo visto un po' il personaggio. Vi chiedo scusa se farò durare questo episodio un po' di meno, molto di meno della volta scorsa, ma ho dei motivi pratici per doverlo fare, che sono principalmente dover sistemare molte cose dei video di Elder Dungeon, quindi mi servono fare più test possibili. Quindi quello che vi posso dire è che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace. Qua Daniel è tutto, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao!